Bentrovati a una nuova puntata di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura quest'oggi parliamo del contratto della dirigenza medica e sanitaria. Riparte la trattativa, ma i sindacati sono spaccati e l'Aran mette in campo una nuova bozza. Si riaccendono i motori della trattativa per il rinnovo del contratto della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Martedì 16 i sindacati sono stati convocati per una nuova riunione che di fatto apre una 15 giorni caldissima, dove saranno molti gli incontri con l'obiettivo di chiudere la partita entro fine aprile. Il clima, come si è visto nelle ultime settimane, è molto teso e l'equilibrio è appeso ad un filo. Da un lato c'è la forte contrarietà di alcuni sindacati come il CIMO, FESMED e altri, soprattutto sulla questione dei nuovi fondi unici contrattuali, mentre dall'altro il principale sindacato di area, la ANAO, cerca di trovare un compromesso per chiudere la trattativa di un contratto che sono 10 anni ormai che non si rinnova. Le due parti si sono lasciate la scorsa settimana con un'intesa verbale proprio sui nuovi fondi, in modo che quella che viene definita un'armonizzazione degli stessi possa al contempo tutelare le specificità di ogni professione. A parte la trattativa normativa, si è poi ancora in attesa del via libera da parte del MEF del nuovo atto di indirizzo che contiene la parte economica, per cui sono previsti aumenti medi di 200 euro al mese. Parliamo ora della riforma del 118. Infermieri in URSS, vigili del fuoco e polizia sostengono che il problema è la chiusura degli ospedali e l'assenza di risposte sul territorio. Rappresentiamo una congrua parte di quei lavoratori che esprimono competenze elevatissime nell'ambito dell'ordine pubblico, del soccorso tecnico urgente e dell'emergenza sanitaria territoriale. L'unione sindacale che ci vede in prima linea sul tema del numero unico 112 si basa sui servizi segnalatici nel tempo dai cittadini. Sono da noi lontane anni luce le guerre di posizioni in favore di una o dell'altra categoria professionale, per questo esprimiamo il nostro dissenso con la Federazione dell'Ordine dei Medici, la Federconsumatori e con il presidente della Società Italiana dei Sistemi 118. Così in una nota congiunta per le professioni infermieristiche il sindacato NURSIND, per i vigili del fuoco CONAPO, CONSAL, FSN, CISL e UILPA, per la Polizia di Stato, SIULP e SAP. Il 112 nacque per superare la frammentarietà della giungla di numeri in cui il cittadino doveva districarsi prima della sua attivazione. Riteniamo, prosegue la nota, che lo scandaloso modello organizzativo del call center debba essere rivisto, coinvolgendo assieme al Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno e dello Sviluppo Economico. Farmaci falsificati, l'AIFA dichiara, in Italia nessuna segnalazione, problemi solo nel Regno Unito. In merito all'alert AIFA diffuso dagli organi di informazione su 4 farmaci con confezioni falsificate, l'Agenzia Italiana del Farmaco precisa che dopo alcuni accurati controlli condotti nelle ultime 2 settimane, sia nei paesi dell'Unione Europea sia sul territorio nazionale, ad oggi non risultano segnalazioni nella rete di distribuzione al pubblico italiana di farmaci privi di bollino e a lettura ottica, e che a livello europeo il caso di farmaci illegalmente esportati e senza bollino risulta essere limitato solo al Regno Unito. I sistemi di sicurezza, scrive AIFA in una nota, presenti nel nostro paese consentono un monitoraggio attento e accurato della movimentazione dei farmaci, incluso i prodotti falsificati o illegali. AIFA assicura un monitoraggio continua in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute. In chiusura parliamo dell'ipertensione in montagna e dei rifugi coinvolti nella giornata di sensibilizzazione. Nel fine settimana, tra il 13 luglio e il 4 agosto, 34 rifugi alpini e appenninici saranno protagonisti della giornata contro l'ipertensione arteriosa in montagna, iniziativa promossa dalla Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa in collaborazione con il Club Alpino Italiano e la Società Italiana di Medicina di Montagna
ancora in collaborazione con molte università e istituti scientifici per fornire a escursionisti e alpinisti informazioni sull'ipertensione e su come la quota possa incidere sulla patologia. Obiettivo di queste giornate informative è di sensibilizzare i frequentatori della montagna a prestare attenzione all'effetto dell'ipossia in alta quota su eventuali patologie cardiovascolari, in particolare per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa. Tutti i partecipanti potranno richiedere la misurazione della propria pressione arteriosa, laddove possibile verrà anche misurata la percentuale di ossigeno nel sangue, parametro utile per la valutazione di eventuali stati di iniziale ipossia potenzialmente correlabili alla pressione arteriosa. Al termine della misurazione della pressione verrà richiesto a ciascun partecipante di compilare un breve questionario di autovalutazione sulla consapevolezza delle problematiche legate alla patologia in forma anonima. I dati raccolti serviranno ai ricercatori per migliorare ulteriormente le campagne di informazione e prevenzione sull'ipertensione arteriosa. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle e sui social. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione.